Ed eccoci ancora in diretta, buongiorno. Allora è possibile amarsi anche se la differenza d'età è particolarmente evidente? Questa mattina vi raccontiamo la storia di Brigitte Rogneux, probabilmente la prossima Premier Dame, perché il marito, Emmanuel Macron, è candidato all'Eliseo per la presidenza. 24 anni di differenza, è come non sentirli, la nostra copertina, guardate. L'ho accolto tra le mie braccia. Sono un ragazzo di periferia. Salgono sul taxi lei con un vestito bianco e rosso, lui in abito grigio, tutti e due con gli occhiali da sole. Noi ci divertiamo sempre. Allora, tante coppie, tante storie. Io comincio a presentarvi gli ospiti. Prima gli ospiti in studio. Lori Del Santo, buongiorno. Allora, Lori Del Santo è fidanzata con Marco Cucolo, che è qua con noi. Ciao Marco. Ciao ragazzi. Tu, Marco, hai 25 anni, sei fidanzato di Lori Del Santo da 4 anni. Avete 33 anni di differenza. Più o meno. La matematica non è un'opinione, sì. Come? Se la matematica non è un'opinione, sì. Esatto. Io non me ne sono accorta. Emanuela Tittocchia, buongiorno. Allora, Emanuela, nel 2008 hai avuto una relazione con Fabio Testi, che è durata poco meno di un anno, e avevate 31 anni di differenza. Però tu dici, è stata davvero un'eccezione, perché normalmente io mi innamoro... Ragazzi molto più giovani. Infatti non funziona mai, ecco. I ragazzi più giovani che hai avuto quanti anni? Io, ci diciamo, 2 anni fa, lui aveva 25 anni, quindi... E tu ne hai? 46, lo diciamo, sì. Va bene. Quindi 20 anni. Marica De Nigris, buongiorno, psicoterapeuta. Andiamo a Roma. Ciao Mario, buongiorno. Maria Dinolfi. E poi saluto due belle signore. Buongiorno, Rita Dalla Chiesa. Ciao, cara Rita. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Parleremo della tua storia d'amore lunghissima, meravigliosa, con Fabrizio Frizzi. Avevate 11 anni di differenza. E poi volevo salutare Corinne Clery. Cara Corinne, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Posso dire la tua età, Corinne? Perché davvero... Assolutamente sì. Guardate questa... Piuto 67 anni. Meravigliosa Corinne, con il suo fidanzato. Ve lo dico sempre. Ha 39 anni e tra di loro ci sono 28 anni di differenza. Allora, esatto. Tra poco parleremo proprio di questo, una manciata di pubblicità, pochi secondi e torniamo. State lì. Ancora in diretta. Allora, guardate, fa molto discutere la futura, può darsi, coppia presidenziale francese, Brigitte Rogneux e Emmanuel Macron. Perché? Perché hanno 24 anni di differenza, ma non è solo questo che fa discutere, è proprio tutta la loro storia, perché si innamorano quando lui aveva soltanto 15 anni, lei era la sua insegnante di teatro, la famiglia del ragazzo si accorge di questa relazione, non è d'accordo, allora prende il ragazzo, lo fa studiare in un liceo a Parigi, ma lui le promette: tornerò e ti sposerò. E così succede. Lei si separa, si sposano. La storia. Giorgia Ceccacci. Beh, una bella storia. Da professoressa, moglie e forse Premier Dame, 24 anni più grande del marito, il candidato Premier Emmanuel Macron, Brigitte Rogneux è sempre al suo fianco, guida e artefice del suo successo, nonostante l'età. Galeotto fu il teatro, sono i primi anni 90, Brigitte l'insegnante di recitazione, Macron l'allievo di 15 anni. 2 anni dopo l'opera è finita, l'amore ormai sbocciato, i genitori inutilmente spostano Emmanuel in un liceo di Parigi. Prima di partire lui le fa una promessa: tornerò e ti sposerò.
Lei, la moglie di un medico, ha 3 figli, eppure nulla riesce a separarli. Brigitte divorzia e nel 2007 sposa Emmanuel. Oui. In Francia c'è chi dice che Brigitte sia solo una copertura, che Macron in realtà sia omosessuale. In Italia, tra i commenti più sferzanti, quello di Mario Adinolfi. Macron è sposato con Brigitte, che ha 24 anni più di lui. Mia madre, quando mi ha partorito, aveva 24 anni. Ecco, se scegli per moglie una che può essere tua madre, non stai bene. È oggettivamente qualcosa di innaturale. Sarà anche la storia più chiacchierata, ma certo Brigitte sa il fatto suo. In forma smagliante e straordinariamente lucida, è stata lei a insistere perché il marito si candidasse subito. Più avanti ha detto avrebbe avuto il problema della sua faccia e quindi della sua vecchiaia. Alle urne, più che ben pensanti, ora la sentenza. Allora, questa è la storia, Mario. Io volevo iniziare proprio con il tuo post, perché ha fatto ovviamente molto discutere. Lo leggiamo insieme. Allora, vediamolo nel dettaglio, se me lo mettete in onda. Eccolo qua. Macron è sposato con Brigitte, che ha 24 anni più di lui. Mia madre, quando mi ha partorito, aveva 24 anni. Ecco, se scegli per moglie una che può essere tua madre, non stai bene. È oggettivamente qualcosa di innaturale. Sarebbe innaturale un 64enne che sta con una 39enne? Lo sarebbe meno. Al netto di ogni luogo comunismo politicamente corretto, la natura spiega facilmente il perché. In Francia si insiste molto su Brigitte come copertura di un'omosessualità di Macron, non ostentata ma inserita in una logica di lobbismo gay. Forse non è rilevante, ma che in Francia si passi dalla premier dame a una sorta di premier mam non è solo una nota a margine di costume. Allora, Mario? Sì. Cosa puoi aggiungere a commento di questo post? Perché insomma, hai fatto molto discutere. Mi pare che ho detto molto, insomma, per cui il dato è evidente. Se tu che eleggi Presidente della Repubblica della quinta potenza economica mondiale, di uno che detiene l'atomica, di uno che siede in Consiglio di Sicurezza dell'ONU col diritto di veto e non studi tutto ciò che appartiene a questa personalità, secondo me hai un limite. Se poi perché secondo te è una personalità... Questa storia la si può raccontare solo in rosa, ma c'è un versante un po' più torbido, diciamo. Metterei dentro anche il dolore dei 3 figli, ma la signora aveva 3 bambini. Sposata con un'altra persona. Il rapporto tra un docente e un quindicenne è penalmente rilevante in tutti gli ordinamenti giuridici del mondo. Sostanzialmente in America farebbe 20 anni di carcere per un rapporto del genere. Ora, è per una ragione bacchettona? In Italia sono 29.168.000 le persone sposate. 29.168.000. Non c'è un caso di rapporto sbilanciato in questi termini con l'età lei lui. Non c'è un caso su 29.168.000. Aspetta, però non di sposati, però ne abbiamo uno qui in studio, perché loro hanno 33 anni di differenza. Io non ho mai sentito una sequenza di stupidaggini. Sono d'accordo con loro. Io non ho mai sentito una sequenza. A volte una persona dice una stupidaggine, ma questa sequenza non ha limiti. Io pensavo fosse uno scherzo. È una cosa sconvolgente, veramente. È difficile anche rispondere a tutti i punti che lui ha annunciato, perché sono infiniti. Innanzitutto l'amore è amore, e l'amore può avere diverse sfumature. Già riuscire a parlare con il proprio compagno, avere una conversazione, riuscire a stare insieme 24 ore su 24 è una grande cosa. Loro due signora, sono già due persone di amore, realizzate. Non è un termine, stiamo lei parlando di ha politica, divorziato lei capisce bene, e ha diritto di amare ancora e di vivere una vita splendente. Ha 64 anni, ma è bellissima, in perfetta forma ed è molto energica. È la sua fonte ispiratrice, finalmente un caso di una donna importante, ma non nell'ombra, come si dice, ogni uomo importante, alla donna importante nell'ombra dietro. Finalmente una donna importante davanti, dichiarata e riconosciuta da tutto il mondo. Una professoressa, una persona che sa quello che vuole. Lui è
una donna fa un prodigio, una persona molto intelligente e ha il diritto di condividere la sua vita con chi ama. Queste cose sono ridicole, sono codici che non hanno più senso. No, fa paura. Sono dato 29.168.000 italiani perché è una serie di giudizi, no, quella di livello d'età. Scusi, lei ha dato una serie di giudizi. Se fosse in America 15 anni, ma lei ha le prove che questa signora è stata, quando il ragazzo aveva 15 anni, è stata allontanata insieme. Il ragazzo da casa, non lo so. Ha finito la scuola e doveva andare a studiare a Parigi perché aveva una carriera. E Corinne, volevo sentire anche Rita e Corinne. No, guarda, e tra l'altro Adinolfi è nello studio qua vicino. Fatti qualcosa! Potremmo anche andare ad aggredirlo verbalmente, perché sta dicendo delle cose che non, secondo me, sono molto lontane, molto distanti dalla realtà. Ne stavamo parlando con Corinne. L'amore è amore, tutto quello che sta venendo fuori adesso, da quello che ha detto Adinolfi, io sono molto d'accordo con Loris, con Emanuele. Anche io. L'amore è amore. Allora, punto. Guarda, Rita, siccome proprio Loris si è sposata in Italia con quel dislivello d'età. No, allora, parliamo del dislivello d'età, Mario, approfondiamo un po'. Non c'è neanche una coppia sposata in Italia. Approfondiamo però, allora, facciamo così, 9.168.000. Mario, approfondiamo la convivenza, cerchiamo di capire quali possono essere le motivazioni, no? La cosa più assurda è che io sono cresciuta con mia madre, che poverina, non so cosa dire, mi ha cresciuta dicendo: mi raccomando, appena arrivi 20, guardati intorno, altrimenti se ti sposi troppo tardi non ti vuole più nessuno. Dopo i 36, ma chi ti guarda? Avrai un destino, sarai zittella. Io ero terrificata, mi guardavo in giro. Questa è violenza psicologica. È così, tutte le donne, è così. Allora, guardate, Lori del Santo ha avuto diversi amori, insomma, mai tenuti nascosti, devo dire, perché li conosciamo più o meno tutti, sempre molto, molto giovani. Non ne ha mai fatto mistero ed è molto felice di questo. Ce ne parla Emanuela Gentilin. Guardati. You make me feel so young. Lori del Santo ha 58 anni, ma di frequentare un coetaneo non se ne parla. È attratta dagli uomini più giovani e le accade di cambiarli di frequente, anche se con quello attuale è fidanzata da quasi 4 anni. Lui è Marco Cucolo, modello napoletano di 24 anni, proprio come suo figlio Devin, al quale sembra assomigliare molto. La sua passione per i toy boy inizia diversi anni fa, come lei stessa confessa, in diretta radiofonica alla Zanzara. Ma questi ti perseguitano, i minorenni, eh? Io, cioè, non hanno frontiere, non hanno muri, questi sono proprio determinati. Perché aveva 16 anni, 17, tu quanti ne avevi, scusa? No, io molti di più, versi 30. Tutti ricorderete il suo baby fidanzato Rocco Pietrantonio, classe 82. Relazione iniziata nel 2009, durata 3 anni e chiusa a suon di tradimenti. La del Santo non si perde d'animo e ben presto viene pizzicata in compagnia del modello brasiliano Thiago Marcedo, 2 anni più giovane dell'ex partner e dal fisico scultoreo. Arriva il turno di Gennaro Lilio, di 33 anni più giovane, occhi azzurri e riccioli d'oro. La loro storia rimbalza sulle riviste e sui programmi di cronaca rosa, ma questa volta è lei ad essere lasciata per gelosia. Il giovane napoletano sostiene di essere stato tradito dalla showgirl, che avrebbe fatto dormire a casa sua Giuseppe Vella, di anni 19. Ora però il cuore di Lori batte solo per il suo Marco. Insieme sono felici. La differenza di età non è un problema, anzi è quasi eccitante, sostiene l'ex soubrette. Mi aspetta, specialmente quando desidero, in ogni momento è pronto. È fantastico, è dolce, è gentile. È un oggetto, Mi vuole bene. La loro relazione va a gonfie vele e insieme sognano l'arrivo della cicogna, magari col nastro rosa. Allora, tu hai dichiarato: Marco mi dà pace, serenità e completezza, sono talmente felice da quando sto con lui che ho persino perso interesse per il gioco della seduzione. Sì, è vero, questo è drammatico, infatti non è l'unico dramma, perché sono così sicura con lui, perché mi fa tanti complimenti, che prima di uscire cercavo in tutte le maniere di cambiare il mio corpo, scarpe, tacchi, adesso esco in ciabatte, capisci? Tu hai anche dichiarato: per Marco il sesso è essenziale, fosse per lui farebbe l'amore tutto il giorno. Quello è un dramma, io devo lavorare e lui non c'ha niente di particolare da fare. Come no?
purtroppo a volte non siamo sincronizzati. Tu dici, a volte mi fingo addormentata o dico che sto poco bene per evitare gli impegni tra le scuole. Sì, a volte... Ultimamente c'è questo problema. No, aspetta, perché sto, insomma... Beh, perché lui non è di quelli, sai, velocizzati. Di velocizzati, cioè che si... poco. Lui ha tutto uno che schema. Siamo in fascia oraria protetta. Bisogna fare... E lì veramente dico, ma non si può trovare la via più rapida, perché ci sono delle rapidità, dici, insomma, no? Bisogna combinare. Però poi mi rendo conto che sbaglio, perché bisogna capire le esigenze degli altri per stare insieme. Allora modifico un attimo le mie visioni e comunque capisco che è giusto che tutti siano felici. Bisogna fare un passo avanti, bisogna trovare la voglia di stare insieme per stare insieme 24 ore su 24. Dunque, voi avete 33 anni di differenza. Tu hai provato mai a stare con un tuo coetaneo o magari con un uomo un po' più grande di te? Ma certo! E? Ma io ho iniziato la mia carriera con tutti i maggiorenni. Erano molto avanti nella loro età. E loro mi affascinavano perché comunque l'età è conoscenza, è potere, è denaro, è la capacità di scoprire il mondo. Successo. Io non c'avevo niente, non sapevo. E adesso invece? No, adesso che so tutto, che ho fatto la mia carriera, che posso permettermi di stare con chi voglio, perché comunque il denaro ti dà la possibilità di avere libertà di scelta e non sei costretta a rimanere lì perché lui ti costringe, perché non ti dà, non ti paga il mutuo, ti dà solo dei gioielli magari, o ti dà nulla, o ti lascia con i debiti. L'indipendenza ti permette di scegliere chi amare, è bellissimo. Senti Marco, ma vediamo l'altro dall'altra parte, no? C'è il piacere della conoscenza, stare insieme a lei. Poi siamo una coppia normale, non facciamo null'altro di diverso rispetto alle coppie di pari età. Usciamo insieme, andiamo al cinema. Poi è geloso? Beh, quello è un... Basta che uno mi guarda, tanto. Schizza. Vabbè, tanto. Perché per superare questi 4 anni insieme... La gelosia penso che non ci debba essere più. C'è stata all'inizio, però poi dopo... All'inizio mi ha ucciso. Ecco Marco, ma per te la differenza d'età è assolutamente inesistente. Sì, beh, io non ci ho mai fatto caso, nemmeno sapevo quanti anni avessi. Cioè, a me non mi interessa quanti anni hai, io l'ho conosciuta. Perché tu sei fidanzato con Lori che avevi quanti anni? 22, sì. 21. Ti è sempre piaciuta? Sì, mi è piaciuta. Mi ha cercato lui. Gli ho scritto un messaggio, ciao, come stai, come non stai? Io non l'avrei mai cercato, anche che non ho tempo. E lui invece mi ha cercato... Non ha mai tempo, io voglio sapere cosa fa, non ha mai tempo. Però voglio dire questo, sono contenta che i tempi siano cambiati, perché una donna è importante a qualsiasi età. Non è che perché a 40 anni è da buttare via, perché non può fare i figli, perché una donna è un valore per sempre. Allora non capisco questi maschilisti che dicono se tu hai superato una certa età vai a fare la nonna, vai sulla sedia a rotelle, chi ti vuole, non conti nulla. È una cosa ridicola. Allora vedo Mario che ha un'espressione, Adinolfi, ti vedo un po' rigido. Rigido per niente, ovviamente sono circondato, quindi cercherò di non essere screanzato, però non capisco perché c'è una diminuzio nella dimensione della donna che serenamente svolge un ruolo diverso da quella della accalappiatrice di 24 anni, insomma. La donna di 50 anni perché è meno valida se fa la nonna? C'è qualcosa di sbagliato nel fare la nonna? C'è qualcosa di sbagliato nell'occuparsi della famiglia? O di essere persona normale. Le persone normali, nella, ripeto, statisticamente, biologicamente, hanno questo tipo di... Ragazzi, stiamo parlando di contesti di mondo dello spettacolo, quindi con 3, 4, 5 eccezioni rispetto al mondo. Se il mondo ha un certo atteggiamento, è perché biologicamente ci si muove in una certa maniera. Nel mondo dello spettacolo troviamo 5 eccezioni, benissimo, ma allora, vi comunico che il mondo facciamo così, questo è vero. Mario, perché percorre altre strade, e la donna di 67 anni che fa la nonna non è meno valida, ma perché qualcun altro ti potrebbe non dire vale di meno. Allora Donald non vale Trump meno perché non è un ragazzo di 30, hanno 25 anni di differenza. Allora in quel caso però va bene, perché è normale, no? Ti viene da dire, allora scusami, nel caso di Macron non va bene, nel caso di Trump invece sì. Cioè, lui certamente Trump con Melania ci ha fatto una figlia.
È il dato biologico che spinge a dire che c'è una differenza. Allora, come fate a non vedere il dato lui biologico? Lui non sa che cos'è l'amore. Voglio raccontare adesso. Aspetta, voglio dire, perché Charles, devo dire solo... È un dato naturale, non è una cosa... Perché Charles, dopo Diana, ha sposato Camilla? Perché non ci poteva credere nessuno? Perché? Voglio una risposta. Perché ha sposato Camilla dopo Diana? Allora, intanto ci pensa e io voglio raccontare invece la storia di Rita Dalla Chiesa. Allora, Rita, posso sentire? Tu nel dunque, non mi ricordo in che anno ti sei sposata con Fabrizio, ma te lo ricorderai sicuramente tu. Sì. Avete 11 anni di differenza, è stato un amore meraviglioso, durato tanto. Tu eri 16 anni. Eri divorziata, avevi una figlia, insomma, la cosa fece molto discutere. Intanto vediamo il servizio di Francesca Bastone e poi ne parliamo. Poi qua c'è Frizzi. Frizzi dappertutto, ragazzi. Sono stati una delle coppie più note e amate della televisione italiana, Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi. Erano i primi anni Ottanta quando entrambi i conduttori televisivi si incontrano dietro le quinte e amore a prima vista. Lui comincia una corte discreta ma serrata, le lascia bigliettini romantici, la aspetta, l'accompagna a casa come uno studente, ma Rita non cede subito alla corte del giovane sorridente un po' impacciato che la segue ovunque. Sta vivendo il periodo più drammatico della sua vita, ha appena perso il padre e cerca di reagire lavorando. La relazione con Fabrizio comincia con qualche perplessità. Lei ha 10 anni più di lui, è separata con una figlia, quasi uno scandalo. Ma Rita si fa scivolare addosso le critiche e sceglie l'amore. Dopo 9 anni insieme, nel giugno del 1992, convolano a nozze. Una grande intesa in comune. Hanno il carattere solare, le stesse passioni, la musica e naturalmente la TV. Ma nel 1998 le loro strade si dividono, Rita e Fabrizio si lasciano dopo 15 anni d'amore, il divorzio arriverà nel 2002. Una rottura molto dolorosa per Rita, una donna coraggiosa, dalla forte personalità, ma anche molto sensibile. C'è un grande affetto fra di noi, una grande complicità e un grande rispetto per le cose bellissime che abbiamo vissuto insieme. Entrambi hanno nuove vite. Lui si è risposato ed è papà di una bellissima bambina di 4 anni. Per Rita ancora nessuna relazione ufficiale, ma in attesa di un nuovo grande amore. Tanti impegni, sia nella vita privata, come mamma e come nonna, sia in quella professionale, con tanti nuovi progetti in vista. Allora Rita, non hai mai questo servizio, non hai mai nascosto di essere, insomma, di aver avuto una bellissima storia, no? D'amore e un grande affetto che ancora ti lega a Fabrizio Frizzi. E hai sempre anche dichiarato che il senso di protezione che ti ha sempre dato Fabrizio era indipendente dall'età. Infatti io credo che non c'entri nulla l'età. Guarda, con Fabrizio era lui che mi proteggeva, era lui che mi continua a proteggere anche da lontano, anche adesso, se vogliamo. Fabrizio è stato e sarà sicuramente per sempre il grande amore della mia vita. I 10 anni che avevamo di differenza, noi non li sentivamo minimamente. È vero che c'è stato un momento in cui io ho avuto paura all'inizio, perché erano, fai conto che erano quasi 30 anni fa, non mi ricordo, era 82, ci furono molte critiche? Beh, abbiamo avuto delle critiche sicuramente, certo. Soprattutto in ambito lavorativo. Vedi, Adinolfi diceva, sì, nel mondo dello spettacolo, noi vivevamo nel mondo dello spettacolo e proprio da lì ci sono arrivate moltissime critiche, proprio, certo, da chi aveva un sacco di scheletri negli armadi che avrebbe dovuto tenere ben chiusi e invece se la prendevano magari con me e Fabrizio, i famosi ben pensanti, perché avevamo 10 anni di differenza. Ma noi questi 10 anni di differenza non li abbiamo mai sentiti, perché ridevamo insieme, giocavamo insieme, correvamo insieme sulla moto, abbiamo fatto, lui mi ha ridato quello che forse io nella mia vita non avevo mai avuto, no? Quindi questa spensieratezza, questa voglia di fare, di essere bambina. Ero cresciuta un po' troppo in fretta, visto l'ambiente che frequentavo con i miei genitori. E lui con me ha avuto invece una specie di grillo parlante. Infatti poi faccio una brutta fine, perché il grillo parlante a un certo punto viene preso e viene sbattuto. No. Senti, però dimmi. No, dicevo, tu dici 10 anni di differenza, io non li ho mai sentiti. Allora volevo capire da Corinne, sì, che è lì di fianco a te, perché lei di anni di differenza ne ha, se non sbaglio,
28 sì. anni, perché tu stai 28. Con Angelo che ha 39 anni e tu ne hai appena dichiarato che ne hai 67. Allora, vediamo il servizio di Gianluca Torti e poi capiamo anche da te. Va bene. 28 anni di differenza, ma una passione da adolescenti. Lei è Corinne Clery, 67 anni, attrice francese consacrata a sex symbol dal cinema internazionale nel 1975, dal film cult Histoire d'eau, e poi scelta come Bond Girl in 007 Moonraker Operazione Spazio. Mia madre mi ha dato una lista di cose da non fare al primo appuntamento. Lui è Angelo Costabile, attore 39enne. Tra i due la passione scoppia nel 2011. L'attrice francese, che ha recitato anche in diverse commedie all'italiana, rimane sola dopo la morte del terzo marito, l'antiquario Beppe Ercole, e trova in Angelo la forza per reagire. Non un semplice toy boy, ma un amore vero. La loro è una storia travagliata, fatta di tira e molla continui. Negli ultimi 6 anni si sono lasciati 2 volte e poi sempre ripresi. Apri il 12 febbraio e legge ad alta voce. Mascalzone! Allora on down. Memorabili i litigi tra i due durante un reality nel quale la divina Corinne ha preso a scappellotti e tirate di capelli il povero Angelo. Lui, imperturbabile, è sempre tornato alla carica per riconquistare il cuore dell'amata. E così, dopo gli schiaffi, scoppiano i baci, proprio come in una tumultuosa relazione tra giovani innamorati. Perché l'amore, si sa, non conosce età, almeno finché dura. Allora, Corinne, tu hai dichiarato... Grazie anche da parte mia. Hai dichiarato, per un periodo ci siamo lasciati perché non sopporto che l'amore e la passione si smorzino e che tutto si appiattisca. Lui si era un po' troppo seduto, così l'ho mollato. Sto con un uomo giovane e lascio tutto alla vostra immaginazione. Sì, va bene. Non è che io l'ho mollato. Gli ho detto che avevo bisogno di riprendere la mia vita in mano. Perché Angelo è una persona meravigliosa, ma io no, molto meno, nel senso che io sono tutta pepe, peperoncino, esplosiva, tutto. E Angelo è tutto molto molto calmo, allora delle volte lo provoco per vedere la sua reazione, ma sono stupidaggine, non abbiamo mai avuto degli screzi per cose importanti. Corinne, per perché una donna comunque grande, no? Come te, sì, come certo. tante altre che stiamo, delle quali stiamo parlando, sceglie di accompagnarsi con un ragazzo comunque di 28, 30, 35 anni. Perché? Allora, sai cosa c'è? È che io non ho scelto, ha scelto lui. L'ho incontrato per caso, che non uscivo da casa da 10 mesi, dopo la morte di Giuseppe, e mi hanno obbligato degli amici a andare a un'apertura di qualche cosa che non mi ricordo. E lì c'era Angelo, che anche lui non esce mai. E mi ha fissato per 5 minuti, ho detto oddio mio, pensavo di avere qualcosa di sbagliato. E sì, infatti guardavo il rossetto sbavato, ho detto ma poi alla fine ho detto ma dai, e lui mi ha detto no guarda, mi dai il tuo numero, calcolando che Angelo è timidissimo. Gli ho detto va bene, lo do a tutti, lo do anche a te, ma non ho pensato. E lui mi ha fatto una corte molto delicata, molto elegante, molto sana, e piano piano io gli dicevo no guarda che io ho l'età di tua mamma, no guarda che non è possibile, ma non perché non volevo una storia, non ero pronta. E Angelo mi ha dimostrato una maturità che molti uomini grandi non hanno, e credimi, io ho passato dei momenti in questi ultimi anni molto molto duri, anche in questo momento delle situazioni molto difficili, e Angelo è sempre presente e maturo, non dice mai una stupidaggine, mi è di conforto, non guarda se sono pettinata, struccata, in scarpe da tennis. Io con lui posso essere me stessa, e non è sempre facile per una donna di spettacolo. Lui non guarda queste cose, non ti scegli solo per l'aspetto fisico, ti scegli perché hai delle cose in comune. Dopo vengono fuori, se non vengono fuori finisce la storia. Ma la differenza d'età ha mai creato, lo chiedo a te, lo chiedo a Rita, lo chiedo a Lori, insomma a tutte le nostre ospiti, ha mai creato un senso di disagio anche dal punto di vista fisico, no? Perché comunque avere di fianco un ragazzo di 28, 25 anni, ma a me no, perché in effetti
Sì, Corinne, rispondi tu. Posso? Ok, non voglio accavallare, scusami. A me no, perché lui non mi dà il motivo, non c'è mai un suo atteggiamento che sia di mancanza di rispetto verso di me. A parte che lei è bellissima, io l'ho vista in una pièce teatrale, lei era uscita... Anche se sei bellissima, non ti fa sentire bellissima, lo fa apposta perché entra in competizione per non stuzzicarti. Dipende sempre dalla persona che sia vicino e non c'entra l'età. Certo, è un po', secondo me... È un po' più difficile quando si tratta di scegliere la convivenza, il matrimonio e la famiglia, stare con una persona che ha tanti anni di età diverse dalla... Penso che sia un po' più difficile, però penso che ci si innamori, per favore lasciatemi ancora questa convinzione, ci si innamora dell'anima, ci si innamora di quello che quella persona ti trasmette. Adinolfi! Non di quello che ha Mario, o di quello che è. Che ne pensi? Perché sennò veramente, Mario... Ma penso che ovvio ci si innamori dell'anima. Quindi... Ma come ha detto anche la signora adesso, poi alla fine scegliere il matrimonio, la famiglia, da questo eravamo partiti, scegliere la strada stabilità inevitabilmente. Dici, quello è un altro perché è un altro percorso. Allora, l'uomo non scelta la stabilità. Fariello ci apre e apre anche all'estero. Mario, guarda tutte queste coppie in cui lei è molto più. Che sono tutti dello spettacolo, Federica. Beh, certo, che tutti a parlare del mio vicino di casa, no? Forza che sono dello spettacolo. Siamo in TV. Perché il tuo vicino di casa non lo fa? Sarà tu, Fariello, guardate. Perché il tuo vicino di casa non lo fa? Dai. Lui giovane e aitante, lei navigata e sicura di quello che vuole. Sono le storie d'amore fra le moderne Mrs. Robinson e giovani ancora acerbi. A battere ogni primato, ovviamente, sono le VIP. Chiamatele tuoi boy, chiamateli affascinanti giovanotti. E chi se non lei, Madonna, la madrina di tutte le cougar del mondo, può dettare tendenza? Finita prima la storia con Jesus Lutz, 28 anni di differenza, si è consolata con Ibrahim Zaibat, 30 anni meno di lei, e adesso è amore con Abu Bakr, il 25enne modello ivoriano. A caccia dell'happy end sentimentale con un toy boy, Demi Moore ha dovuto ricredersi. Ashton Kutcher, 16 anni più giovane, le ha detto addio, ma la sua staffetta tra i toy boy non si è arrestata. Jennifer Lopez, la bomba sexy di Jenny from the Block, ha avuto al suo fianco per un periodo il coreografo Casper Smart, 18 anni meno di lei. L'amore non ha età anche tra le dive di casa nostra, lo sa bene Lori del Santo, prima Rocco Pietrantonio, ora Marco Cucolo, 33 anni in meno. L'attrice e regista Valeria Golino si è legata a lungo al collega Riccardo Scamarcio. I 13 anni di distanza che li separano non sembrano essere stati la causa della rottura, ma lei si è consolata fra le braccia di Fabio Galassi, ovviamente 23 anni meno di lei. E poi Viola Valentino, che si accompagna con il giovanissimo Francesco Antinucci. Pamela Prati ha mostrato la foto del suo baby fidanzato Francesco, un 31enne napoletano. Storie che fanno scalpore, eserciti di baby fidanzati, passioni controcorrente che dividono le opinioni, ma che in fondo ci fanno sognare. Mario, perché tu dici solo nello spettacolo accadono queste neanche cose? Perché prima eravamo abituati di quelli. Neanche era... uno, Federica. Non è vero. Neanche non è vero. Uno. Io invece tu dici amici. Se lui è un po' più agile. Come mai neanche uno si è sposato, Federica? Non lo come so, mai, chiediamo la Marika De Nigris, che è psicoterapeuta, forse ci può rispondere. No, dicevate più o meno tutte cose giuste, nel senso mi sembra che se non è un problema per queste coppie, non insomma. Ma perché non si sposano? Ma quello è a prescindere dall'età, no? Credo che comunque... A prescindere. A prescindere dall'età, prescindere insomma, di intanto le donne hanno... perché non è una cosa da matrimonio, su! No, no, cambiano, intanto le donne hanno cambia. Dei tempi diversi, no? Se pensiamo che ogni 28 giorni... Com'è il toy boy cambia? Ah, perché se non le si gesta... Si sposano perché il matrimonio è un contratto. È un contratto perché la donna deve essere difesa per i figli che dai, gli lasci tanto, il mantenimento. Su, non c'entra niente 10, con l'amore, parli, dai, il matrimonio. I contratti sono dai, un'altra cosa. Senti cosa ti sta dicendo. Non lo sento perché... Adesso, su.
Ma scusi, ma lui l'amore ci fai, dai, ma che io dico riesci. No, allora Federica, io che poi non siano andate a buon fine, ma tanto non guarda un po', anche tante altre storie, sono sposati tutti. Fabrizio Frizzi, il figlio la fa con la giovane, è inevitabile. Ma vergogna, che la natura, la natura viene prima. Ma cosa c'è? La biologia, no, non entrare, ma cosa, vergognosa, vergognati. No Mario, ma che vergogna, è così, è la natura. Non è proprio a renderti di una cosa del genere. Taglio delle storie personali delle nostre opere. Da pagine patinate, poi c'è la verità, poi c'è la verità. Io farei, adesso vi faccio vedere. Una volta la donna moriva, il ragazzo andava in guerra. C'è la verità, signori miei, voi volete raccontare quello che volete, ma la verità è un'altra. Uomini, per quello che gli uomini giovani hanno bisogno di noi donne più grandi, che abbiamo ma le cambiate ogni tre anni però dopo vediamo la Marco, però scusate, questo è il maschilismo del secolo scorso. Allora abbiamo qui il fidanzato di Lori, Marco, la sposeresti mai? Certo, sì, come no? Perché non ci vedo nulla di male. L'ha chiesto già tante volte. Ma anche perché noi, io non ci vedo nessun tipo di differenza fra la convivenza e il matrimonio. È spesso una questione estetica il fatto della differenza di età. Cioè l'uomo anziano che va con la ragazzina di 20 anni è perfetto perché lei è una bonazza, è tutta soda. Mentre l'uomo giovane che va con una più anziana, oddio, oddio, chissà, lei è distrutta. Ma che stupidaggini sono, una donna a 60 anni, fa le Olimpiadi, ma c'ha un corpo di marmo. Di marmo ce l'ha, di marmo, altro che vedi, non si le può. Le donne devono essere costrette sempre ad andare con uomini caldi, ancora con la pancia, pelosi. Brava. Questa è la verità, è una questione economica. Allora, Lori, vediamo il servizio di Sara Tamparello che ci racconta degli uomini un po' più age e delle ragazze giovani, guardate. Sarà il fascino dell'uomo maturo, sarà che il fenomeno dello sugar daddy, letteralmente dolce papà, sta spopolando tra i VIP italiani e quelli internazionali. Quanti anni hai? Di cosa parliamo stasera? Quando lui è più anziano di lei. Quanti me ne dai? In Lost in Translation, il maturo Bob e la giovane Charlotte si incontrano in un albergo di Tokyo. Da loro nascerà una magica alchimia. Mi serve, diciamo, un complice. Prima dobbiamo andarcene da questo bar, poi dall'albergo, dalla città e infine dal paese. Ci stai o non ci stai? Ci sto. Bene. Non ho l'età. Pellicole hollywoodiane a parte, sono tante le storie d'amore che, nonostante le differenze d'età, resistono alle turbolenze. Basti pensare a Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, con i loro 25 anni di differenza. I due sposati dal 2000 sono riusciti a lasciarsi alle spalle tante difficoltà. Indimenticabile il coronamento del loro sogno d'amore a Venezia. George Clooney e Amal Alamuddin hanno ben 17 anni di differenza. Due anni dopo, Amal è in attesa dei gemelli Clooney. E tra le VIP del bel paese, come non citare Elisabetta Gregoraci, 11 anni assieme al suo Flavio Briatore, 30 quelli di differenza. Il matrimonio, poi la nascita del loro bambino, Nathan Falco, e la smentita sulla loro presunta crisi. O come Matthew McConaughey e la sua Camilla, 47 lui, 34 lei. Maturo, insomma, è più bello. Lo avrà pensato anche Anna Tatangelo, quando appena 18enne si è legata a Gigi D'Alessio, 20 anni più grande. Oggi, più di 10 anni dopo, la loro relazione con la nascita del piccolo Andrea è più salda che mai. E dopo la fine dei loro rispettivi matrimoni, anche Eros Ramazzotti e Raul Bova hanno scelto accanto a loro donne più giovani. Rocío Muñoz Morales, 28 anni, Raul Bova, 45. Dalla loro unione, che dura da 3 anni, è nata Luna. E Marika Pellegrinelli, nonostante i 25 anni che la separano da Ramazzotti, giura di essere innamorata come il primo giorno. E allora Sava Sandir, Gallo Vecchio fa buon brodo. Mario, così va bene? Ma molto spesso questi rapporti sono cementati dalla nascita di figli, quindi si crea una dimensione familiare, una dimensione biologica che cementa quel tipo di rapporto. Delle galline a farle la differenza, la differenza esiste perché c'è una differenza di natura biologica che non può essere negata tra chi è uomo e chi è donna. Questa differenza di natura biologica esiste, fa parte della verità dei fatti del mondo.
poi uno può negarla e poi non è vero. Se una donna può fare i figli vale, se non può fare i figli non vale niente. Ma parliamo con le donne che hanno dei problemi di questo tipo, si possono adottare i figli, si possono fare mille cose. Allora, però Emanuela Tittoc è stata quasi un anno con Fabio Testi, che differenza d'età avevate? Una 30 anni. Tu dici, i vantaggi di stare con un ragazzo più giovane sono: ti fanno sentire più giovane, maggiore attrazione fisica, non hanno situazioni familiari complicate alle spalle, figli, separazioni, ex impegnative da gestire, sono spensierati. In genere i limiti sì. Sono che sono un po' immaturi, non sono risolti e non ti danno protezione. Infatti io, frequentando spesso ragazzi più giovani di me, quando poi ho incontrato Fabio, e lui è stato bravissimo, poi anche un bell'uomo, nel senso che è vero che ha 70 anni, però non è che proprio sembra che abbia 70 anni. Lui è riuscito a trasmettermi questa cosa, che era una cosa che a me un po' mancava, il fatto che mi facesse sentire al sicuro. Però non vi siete sposati. No, assolutamente, perché poi lui c'ha una testa peggio della mia e quindi, capito, perché poi anche quando sono grandi sono già troppo strutturati, nel senso che aveva delle idee abbastanza, era un po' padre padrone, diciamo così, e quindi non siamo, non è andato. Non ha funzionato. Cosa dicevi, Mario? Che tu, il settantenne padre, guarda un po', ma è ovvio, no, padre, cioè, cosa cercava in un settantenne? No, non, guarda, io tra l'altro sto con più giovani. Fatemi capire, ma come funziona? Allora, io penso che, come funziona la capoccia? Allora, era io penso che uno di guarda. Noi... A 70 anni, effetti, se non è strutturato. No, ma scusate, Rita, voi che siete lì a Roma, ce l'avete vicino e potete fare qualcosa, per favore. Io da qua non posso fare niente. Io penso che ognuno di noi, no, fatti, siccome no, questa non è la verità, questa non è la verità. È un mondo che per favore. È sorprese. È un mondo antico che non esiste più. Allora, io penso che ognuno di noi, in alcune fasi della propria vita, abbia ma bisogno non di qualcosa, abbia bisogno di qualcosa. No, non esiste proprio. Giusto, per quello che tu stai dicendo. È quella che trovate per strada, non quella che trovate in studio a mattino 5, amici non miei. Non è vero, per strada sono molto più avanti, perché loro hanno delle percezioni reali, perché io sono la vita vera e non accetto il contrario da te. Perché io non vivo la vita, la recita. Mario, vuoi Marco, ma vuoi rispondere io so. A... Ma io penso che invece le cose sono cambiate, perché io ho molti miei amici che stanno con donne. E quando cambi te, Marco, fra un paio d'anni, no. Non ti preoccupa, stai sereno. No. Ti arriva quello nuovo, Marco. Non per, no, vabbè, no, quello no, può no, capitare no, anche se siamo insieme con una mia coetanea. Ma quello può capitare anche se sono con una mia coetanea. Ma quando mai? Non ti sbagli. Va bene, allora io devo ahimè chiudere. Io devo ahimè chiudere, ma prima voglio far vedere l'ultima fatica di Lori del Sacco. L'argomento, perché io tratto gli argomenti di tutti i giorni. Lanciala tu allora, la tua clip. Ecco, questa clip che fa vedere l'aspetto della differenza di età. Sono uguale alle foto, quindi sono come mi hai visto su Facebook? Anche più bella, direi. Dai, fammi vedere le tue. Belle foto? E che corpo? Sono molto fotogenico. E sei fidanzato? No, ma a me piacciono le donne mature. Io sono maturissima. Se vuoi ci vediamo per cena. Aggiudicato. Fammi sapere tu quando. Ma direi stasera. Sai, nella vita non bisogna mai perdere tempo. Allora, Marco ha già recitato in The Lady? Sì, assolutamente. Si è messo alla prova. Va bene, io ringrazio tutti gli ospiti. Grazie per essere stati con noi. Grazie, belle signore a Roma. Ciao Rita. Ciao Corinne. Saluto gli ospiti in studio. Saluto Dinolfi collegato con noi. E ci vediamo fra poco. Restate qua.